Nike Rivelli e Barbara D'Urso. Ormai sembra davvero guerra aperta tra Nike Rivelli e Barbara D'Urso. La figlia di Ornella Muti, dopo aver ricevuto una denuncia penale da parte della conduttrice Mediaset, ha sferrato un nuovo attacco. La sua storia su Instagram, dove è attivissima, ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto quando è partita la sua parodia a gambe aperte. Questa è una gag, sto scherzando. In realtà sono qui perché vorrei parlare di cose serie, chiosa Nike e continua dicendo. Vorrei fare il mio ultimo exploit sulla signora Barbara D'Urso, perché dopodiché anche io ho dei legali ottimi che se ne occuperanno, quindi non ne parlerò più. Nike Rivelli prende in giro Barbara D'Urso. Nike Rivelli si è rivolta direttamente a Barbara D'Urso e ai suoi fan parlando di quando la presentatrice ha invitato nel proprio studio Francesco Nuti. Hai parlato delle emozioni, della disperazione e degli equivoci, quindi cose che forse potevano essere, ma non erano sicure, le hai fatte annunciare in televisione creando dei mega gossip, ha specificato. Punto. Dopo questo Nike Rivelli ha insinuato che nei salotti di Barbara D'Urso tutto si può dire, a differenza di altre trasmissioni. Il tutto a gambe aperte, imitando il modo in cui Carmelita è solita sedersi in poltrona nei suoi programmi. Un vero e proprio affronto che ha scatenato un nuovo caos sui social, tanto che sono arrivate addirittura diffide e denunce penali. Nike Rivelli è stata denunciata per due motivi, uno per diffamazione e l'altro per aver sfruttato il suo nome. Continua dopo il video. Forti accuse tra la conduttrice Mediaset e Nike. Nike Rivelli di certo ci è andata giù pesante con la conduttrice Mediaset. Stando alla sua opinione, una giornalista vera dovrebbe mettersi in gioco apertamente, parlando al pubblico in modo diretto, senza mandare letterine ai carabinieri. La figlia di Ornella Muti ammette il suo sbaglio nei confronti di Barbara, confessando di aver fatto del rumor su di lei, ma in modo ironico. La D'Urso purtroppo non l'ha prese bene e ha proceduto per vie legali. Per ora quindi, tra le due non corre buon sangue e, come detto, in precedenza anche Nike e sua madre hanno esposto denuncia. Le due donne si sono difese affermando che alcune